E dunque, perché cade l'impero romano in Occidente? Beh, cade perché a un certo punto non è più capace di gestire l'immigrazione. L'impero romano per secoli, a partire dalla grande epidemia di vaiolo che l'ha svuotato di uomini, ha cominciato a far venire gente. La gente passava attraverso il limes col permesso delle autorità, intere tribù, interi popoli si stanziavano in Italia, in Gallia, a lavorare, a fornire giovanotti per l'esercito, attraverso negoziati precisi col governo imperiale. Poi a un certo punto questo flusso di immigrazione diventa troppo numeroso e la burocrazia che deve gestirlo diventa troppo corrotta e i politici che devono dare i permessi cominciano a non avere più le idee chiare. Finisce che emergenze umanitarie, arrivo di profughi, sfruttamento illegale degli immigrati creano una situazione esplosiva che si traduce poi in rivolte, in guerre, in devastazioni, in quelle che noi chiamiamo le invasioni barbariche e la caduta dell'impero.